di Montagna Reale, la nuova rinascita a Fiesta, la Est di Milazzo. Girone B, quarta di ritorno. Formazioni che stanno per scendere in campo per la Est di Milazzo, con il numero 1 Anania, il 2 di Bellamarco, il 3 Marchese, il 4 di Bella Daniele, il 5 di Alloi, 6 Giobbe, 7 Canissa IQ, l'8 Saraò, il 9 Leto, 10 De Mariano e 11 Cissè. A disposizione di mister Caragliano ci sono Caruso, Di Salvo, Pagano, Cambria, Trimboli, Chitecca e Apriano. Per la nuova rinascita con il numero 1 Cardinale, il 2 Orlando, il 3 La Cava, il 4 Lisciandro, il 5 Milone, il 18 Fagone, il 7 Franco, l'8 Corica, il 9 Barone, il 10 Attoluccio e 11 Gangemi. Direttore di gara il signor Spinola della sezione di Barcellona. Partiti intanto, veloci veloci. Intanto calcio di punizione, interviene Giobbe di testa e mette in porta il primo gol della giornata, 1-0 per la S di Milazzo. Ancora Di Bella, ora la conclusione in porta del numero 8 Faraò. Calcio di rigore. De Mariano, PS, parte ora De Mariano, si fa parare il tiro De Mariano, attacca ora la nuova rinascita ed è, c'è il gol della nuova rinascita, pareggio 1-1. Il gol è segnato da Antonuccio. La girata intanto. E la parata di Anania. Ancora l'ennesima conclusione parata da Anania. Di Bella Daniele, il pallone che spiove in aria, colpito di testa e va fuori. Ancora Di Bella, le solite fiondate con le mani in aria, attenzione. Saicu tira il pallone che passa di un soffio fuori. Sta fino in questo momento al più quotato Est di Milazzo. E c'è quasi un gol. E poi l'arbitro fischia il fallo sul portiere. Dopo il torco rischia la SD. Poi la conclusione di poco alta sulla Traverano. E corre in avanti, attacca a tutta forza la rinascita, la conclusione. Attenzione a questa girata e la parata con la rinascita. Dall'altro lato raccoglie palla il numero 11. Pallone ora lungo, ma c'è Diallo in anticipo. Diallo che poi sbaglia e regala un pallone. Il gol della rinascita, 2-1. In vantaggio la nuova rinascita. Gol di Corica. Rimboli, il tiro spiove dietro la traversa. Tanto ancora un attacco del Milazzo e di un soffio mancato il gol. Il tiro sull'esterno della rete. Ecco un'azione di attacco, il pallone preso da Pagano. Pagano tocca per Seicu, entra Seicu, gol, pareggio 2-2. L'ultima occasione per i ragazzi di Caragliano per vincere la gara, ma la conclusione va di poco a lato. Il Lazio deve stringere i tempi e tentare. Dice così il pareggio 2-2, un 2-2 deludente per i ragazzi di Angelo Caragliano. Bye bye, da Santicidani, alle prossime.